Bentornati. Per me non è passato manco un secondo, sì, è passato un secondo perché mi ero dimenticato di rimettere il dissolvenza in comparizione, come cavolo si chiama. Ed ecco che ora prenderemo la spada sotto la guida della nostra Fai. E io me ne frego e salto il filmato. Ah, esamina. Giri il telecomando al contrario. Clicchi A. E tiri su! E poi la punti alla luce. Com'è che ci mette sempre 30 volte di più rispetto a quando lo fai normalmente? Il potere celeste. La spada della dea, il potere celeste. Sta spada che tra l'altro fa schifo, certo, non fa schifo come quella che abbiamo prima, però fa bello schifo. Teoricamente l'avresti dovuta colpire stando fermo, però io me ne frego sempre e li colpisco ad attaccati. Oh, quanto sono crudele! Sì, è tornata la Nintendo. E lì bisogna metterci un pezzo che teoricamente otterresti nel filmato, solo che io me ne frego e salto i filmati. Tranne quelli che non si possono saltare, come questo. Ed ecco che da dov'è che parte? Dalle mani della statua della dea parte una luce che colpisce un punto a caso fra le nuvole e becca esattamente la foresta di Fierone. Che fulo! Fulo, ho detto fulo. Non siamo così volgari, dai. Cosa ci fa Gepora? Si fa lì il padre di Zelda? Padre di Zelda, che c'ha una faccia tremenda, mi chiedo che abbia assunto come game designer la Nintendo. Nintendo, che vuoi? Che abbia assunto come game designer? Mauco! Ah, ecco, ora si spiega tutto. Detto, oh, come la Nintendo. Oh. Nintendo, non ho pure. Zelda, mia figlia. Nintendo, lascia che io creda fino in fondo a questo miracolo, affronta il tuo destino, ti prego. Non ne ho voglia! Posso capirti però, vedi, non puoi sfuggire al tuo destino, Nintendo. Sì che posso, basta suicidarmi! A meno che non sia un destino così forte che mi resuscita un tizio. Cioè, uno passa lì, ehi, guarda, un morto che si è tagliato la testa! Resuscitiamolo! Ecco, di questo tipo. Non sì, no! Io voglio starmene lì tranquillo, però non posso. Certo, obbligato, anche se dici non voglio, lo devi fare comunque. Salviamo i progressi, dai. Tanto per fare qualcosa. Per me c'è troppo zoom. Bravo, sistemati, sbrigati però. E tra l'altro c'è pure poche batterie. Ecco, questa è la veste del cavaliere, ovvero la solita. Link agli orecchini. Link agli orecchini. Non si vede perché sto zoom fa letteralmente schifo. Però se notate c'è una macchietta blu sotto al link. Ho una TV piccola e le scritte sono minuscole in sto gioco. Però si vede, dai un po'. Stai attento a non dimenticarti di nulla. Se dovesse scriverti qualcosa, sa che la dea protegga Zelda. E te. E il te, nel senso che sono quasi a 5. E speriamo che lo prestegga almeno per una mezz'oretta. In realtà non sono le 5, sono le 3:10 e Marco dovrebbe essere già arrivato da un bel po'. Ed ecco Batti Rosso, come cavolo si chiama? Io lo chiamo Petti Rosso, Petti Rosso, lui sarà Petti Rosso. Però ti ha fatto questa, se ti dispiace te la regalo. Sì, mi dispiace molto. Almeno io ho letto quello, quindi. Quattro oggetti, bla bla bla, c'è lo scudo, c'è l'altro, c'è quell'altro. Sono sicuro che troverai Zelda, io sono sicuro che tu morirai! Mio signore, le batterie del vostro telecomando Wii sono quasi scariche, me ne accorgo.
Non sono scemo come pensi, fai. E lo penserai anche per tutto il gioco, e questo è bello. Hai pochi cuori, ma va? Beh, la prima volta che te lo dice, almeno... Ora, qua bisogna andarci a comprare lo scudo, che così lui ti dà un bel po' di rupie. Cosa vuoi ancora? Conferma, vado zaffere. Insomma, apparsa la colonna di luce che ci porterà alla foresta. Poi la seconda ci porterà al vulcano e la terza al deserto. Sperando di ricordarci di non impallarci il gioco quando saremo ben più avanti nel World Front. Ecco, quello è l'inventario che ho aperto giusto perché non ho voglia di sentirmi beep, 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 beep. Ok, forse non si sente, però lasciamo stare. Chiamato che non avevo proprio voglia di parlare a Prunello. Ora dovremo comprare lo scudo. Sì. Molto suscettibile al fuoco, però tanto non c'è. 50 rupie, ma siamo pazzi, ragazzi! C'è mica qui a lavare gli scogli. C'è una tizia annoiata. Quest'albero ci sarà qualcosa? 5 rupie. La gente, altro che l'erba voglio, qua ci sono gli alberi dei soldi. Effettivamente forse Pigoro non lo diceva. Poi magari controllo. Ah già, non sapete manco chi è Pigoro. Lo scoprirete andando avanti guardando il World Road, oppure andando avanti pregando bene del World Road. Cosa è accaduto? Un azzurrotto solo che io non ho ancora. Ah, uccido, dai! Ho preso un azzurrottero senza il retino! Quel cavolo ho fatto! Mistero della fede. Prendiamo, grazie a Dio. Guardi agli scout, io sono qua a fare World Road, Marco non arriva. E io non so manco dove sta andando, visto che doveva andare dalla cascata e non dalle case. Dalle case, come che si chiama quella medicina? C'aveva quel fermento strano alle case. Le case, altro che le case. Boh. Io non so ancora, non ho ancora guardato quanto tempo è passato. Siamo già a 8 minuti. E mi sa che in questa parte non è che faremo molto. Mi sa che compreremo giusto lo scudo, qualcosa del genere. Allora, qua se è come nell'altra modalità, la modalità eroica che sbloccherete quando avrete finito il gioco con o senza guida. Spero per me con la guida. Una rupia verde! Che paura! Dove sono le altre? Dimmi che non mi dici anche per il cuore, ah, non mai. Ora, ecco. Ah, ecco, ci sono dei cuori e le 20 rupie. Perché sono le 20. Ecco. Abbiamo 20 rupie. E qua ne abbiamo già 13 in più del necessario. Ora. Non me ne frega niente di quello che direte voi. Io mi faccio la strada per tutto qua dentro. Effettivamente facendo una guida non è tanto intelligente, però. Qualche rupia in più ci servirà per potenziare lo... Ah no, è vero, non possiamo. Niente. Vabbè, magari compreremo qualche pozione, già che ci siamo. Come ci suggeriscono i negozianti, che tra l'altro ci regaleranno un'ampolla, quindi è decisamente utile. Poi vi faccio vedere. Ora, qua c'è una... altri pipistrelli che non mi lasciano rupie, che tirchi, tirchissimi. Bene, ok, ora sì, voliamo, andiamo al bazar se ci riusciamo a sbrigare. Ok, mi ricordavo bene che c'è questo, chiamiamo il nostro solcanubi, però la videocamera è bella, l'immagine.
Ma poi la preferisco nella videocamera. Ora, io odio questo attacco qua. Perché è lentissimo, anche fino praticamente a quasi la fine del gioco. Non potrei averlo, certo, non dico la fine del gioco, perché la fine del gioco è un po' più in là, però almeno tre quarti del gioco, Prendiamo un po' di energia, cioè energia, se insomma avete capito, vigore, come cavolo si chiama, e andiamo al negozio a prendere il nostro bello scudo. Quello è uno scudo di legno, non me ne stavo accorgendo, sa? Compriamo lo scudo di legno. Sì, bla bla bla, mettimelo nella borsa. Lo so come aprire la borsa. Beh, in effetti voi non lo sapete. Vabbè, leggerete un po' le istruzioni magari. Vabbè, qui piangiamo già, ci siamo. Parliamo con lei che ci dà l'ampolla. La nostra prima delle non so ben quante ampolle. La mia passione prima o poi ti serviranno. Ce l'hai un'ampolla? Qui non vendiamo ampolle. Ma siccome sei un caro ragazzo, cavolo, ci conosciamo da 3 secondi e pensi già che sono un caro ragazzo, che gentile che sei! Hai preso un'ampolla, puoi metterci dentro diverse cose. E io, francamente, mi sa che me ne frego di metterci dentro qualche pozione. Magari vi consiglio a voi di mettervela, qualche pozione, perché è abbastanza utile. Poi, ah già, poi fra un po' c'è una parte odiosa, perché non vi dico perché, se no vi rovino la sorpresa. Allora, dove sei, maestro Astiortis, o come cavolo si chiama? Nintendo, ho sentito che voi ci stia la terra. Ah, quella è la famosa scala. Ma lo scudo, hai ottenuto uno scudo come si deve, bravo. Beh, è il momento di dirsi addio. E ti dà 20 rupie. Invece che dirti addio, ti dà 20 rupie. Non sai come usare, lo so come usare lo scudo. L'ho imparato ieri nella modalità eroica. Però lo so. Quella là era già la bottega di Terry. Già, c'era già la bottega di Terry. So che non ci si può salire perché non hai ancora la fionda. Che noia. Bene. Ma cosa vuoi fai? Da qui si può vedere, veramente si può vedere la colonna di luce. Non l'avrei mai detto. O l'isola delle zucche sullo schermo. Cioè, sullo sfondo, altro che sullo schermo. Cioè, è sullo schermo, ma è sullo sfondo. Insomma, ecco. Mi sono spiegato. Bene. Andiamo verso la colonna di luce. Ci sbrighiamo un po' perché io vorrei, non so manco io cosa vorrei. Sì, vorrei 100.000 euro e quello lo so, però insomma, dicevo nel video, vorrei. Nintendo, mio signore, quel bagliore verde, avevo letto 4 ore. Direi di consultare la mappa per conoscere la posizione rispetto a oltre nuvola. Ci sono davanti. Pronto? Merck! Ah, ok. E allora, sì, io nel frattempo stavo facendo un volt route, ho quasi finito la non so bene quale parte. Sì. Sì, ecco, in questo momento ci salutiamo perché non vi voglio far vedere che cosa c'è sotto a questa colonna di luce. Ciao!